Toc toc, ci siamo! Eccoci qua. Buongiorno, in questo venerdì. Buongiorno Granda. Siamo arrivati proprio a rotolare. Sì, abbiamo venerdì finito 10 giugno. Già un terzo del mese partito. Mamma mia, come vola il tempo quando vola, si diverte. Vola l'ape Maia. Ecco, anche. Sì, oh. Anche la nostra Mariella vola di fiore in fiore. Certo, ma quando mai? Qualche fiore si piega però. Però sì, certo, quando, ci quando mi atterro. Quando atterro sul fiore, il fiore. Il nostro drone. Fiore, sì. Ecco, ciao. Ecco. Ciao. Mare, benissimo. Mare, sì. Vediamo di che cosa parleremo oggi. Per questo risveglio. Parleremo di una che è andata in bagno e ha scoperto che l'uomo con cui esce è sposato. Poi capiremo perché per nel scoprirlo bagno. Ha dovuto andare in secondo bagno. Secondo me va in bagno, guardi i social. No. Sì, no. Di Beppe, più, di più. Eccolo qua. Buongiorno. Ciao, Beppe. Buongiorno anche a Beppe. Poi parleremo di un professore che ha portato gli studenti in gita, ma in 107 sono stati poi salvati con gli elicotteri. Benissimo, vedi? Benissimo, un professore. C'eri tu di mezzo anche. No, un professore direi molto affidabile. Sì. Poi, cameriera riceve $10,000 di mance dopo un post di un cliente su Facebook. Questa però è una storia di solidarietà bellissima. Fantastica. Che qua da noi non capiterà mai. Benissimo. Può essere. Andiamo, veniti va. In Piazza Europa 18. Chissà. Dai. The Colors, Blackout. Fino alle 3, nel buio una melodia che piano ci porta via, è come se ci dice che per andare via di qua ci vuole poco. Spengo un'altra polmon, brucia come il fuoco. Non è tutto oro, oro è un gioco. Persi senza Tom Tom, Lennon senza Yoko. Non è tutto. Finito con me, ognuno un po' sulle sue, ci si dimentica in due, anche se è una mezza verità, lo sai da te, se stanotte siamo qua ci vuole poco, spengo un'altra polmon, brucia come il fuoco, non è tutto oro, oro è un gioco, persi senza Tom Tom, Lennon senza Yoko, non è tutto. Buongiorno allora. Oh, eccoci qua. Come allora? Buongiorno allora. Sì. Allora. Un buongiorno allora. Ecco, toglie il medico di torno. Benissimo. Sì. Va in bagno e scopre che l'uomo con cui esce è sposato. Dicevo, cerchiamo di capire, ecco, perché per scoprirlo è dovuto andare in bagno. Il racconto, sì, è stato messo in diretta su TikTok, niente meno. Sì. Nel video la donna spiega che ha conosciuto questo uomo su Tinder. Eh beh, cosa si aspettava di trovare il principe azzurro su Tinder? Beh, vabbè. Sì. Comunque lui le aveva detto di essere divorziato e di vivere da solo. Passano i giorni, le settimane, tra i due nasce questa intesa, no, su Tinder, scrivi tu che scrivo io, fino a quando non decidono di vedersi finalmente dal vivo, ma non in bagno. Okay. Lui, che all'inizio sembrava un po' restio,
decide comunque di invitarla a casa sua. Resti tu, resto io, restio. Restio, sì. Ecco, passano la notte insieme. Peccato che dopo lei abbia usato il bagno, accorgendosi che era pieno di roba da donna, dal sì. make up alle spazzole. Magari insomma, era lui. Lo spazzolino. Ecco. Vita, no, lo no, 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 creme no. anti-age da donna, cioè insomma, sì. A quel punto ha scoperto che lui era sposato e per vendicarsi ha messo questo video su TikTok, ha filmato tutto, ha raccontato la storia su TikTok, ma il bello deve ancora venire, perché ha fatto anche un altro video dove giorni dopo la si vede recarsi a casa dell'uomo a parlare con la moglie davanti a lui e naturalmente che cerca in tutti i modi di scusarsi, chiaramente succede un delirio, dulcis in fundo però... Pare che presto uscirà l'ultima parte di questa saga, sempre su TikTok. La telenovela proprio. Perché, esatto, sta diventando così. Perché la moglie tradita ha chiamato l'amante del marito chiedendogli di incontrarla. Lei l'ha fatto sapere, quindi uscirà un altro video a breve. Sono e giovani. E di questi giorni giovani. La notizia sì, che sono uscirà. Sono giovani, secondo me diventano amiche. Ma diventeranno se, amiche. Sicuramente loro due sì, sì ma con sì, lui non sì. tanto, no, secondo triangolo me. Il triangolo no, il triangolo no. No. Vai. Foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavolo e vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani, wanna sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Ed ho il tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esiste. La belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come Giacomo Vero, dammi un ghiaccio nero, posti che non hai visto mai. Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di sport, lascia il segno dovunque va. Sia lontano da me. E salutiamo anche Gianfranco con la sua rubrica del blues questa sera. Con questa sera. Voce particolare sì, che lui ha.
Sì, mi piace un sacco. Sì. Allora, vediamo la storia di questo professore che ha portato gli studenti in gita. E in 107 hanno dovuto essere salvati con gli elicotteri. Ben 107, cioè, no vabbè. Un professore con 107, no, poverino anche lui. Vabbè, non era da solo, però insomma era stato lui ad organizzare questa gita. Comunque voglio dire, premio come insegnante dell'anno. Cioè è successo un casino pazzesco. Immagino. Vediamo com'è andata. L'insegnante aveva organizzato questo viaggio di istruzione in Austria. Qua sono tedeschi loro, sì. Sono, ecco, questa ma è la storia. Ma lui l'aveva già detto, era un viaggio di distruzione. Ecco, era un viaggio di distruzione di massa, veramente, perché comunque, ecco, ha organizzato questo viaggio di istruzione e ha cercato su internet un percorso da fare durante appunto questo viaggio e ha letto su internet le colline di Vignolo. No, che si sarebbe peggio che si sarebbe trattato di una classica passeggiata pomeridiana, una roba così da fare tranquillamente, passeggiata talmente semplice, proprio poco impegnativa, che 107 studenti e insegnanti tedeschi sono stati messi in salvo in elicottero dopo essere rimasti bloccati su una cresta di montagna su cui si erano avventurati. Pensa te, già per arrivare fino lì. Tra l'altro, in realtà il percorso, come si evince poi dall'epilogo, no, di questa storia, presentava tratti di arrampicata. Bisognava avere scarponi adatti, ma soprattutto bisognava avere tanta esperienza, allenamento, ma certo. Fra l'altro, un altro insegnante aveva anche provato a un certo punto del percorso a tornare indietro con alcuni studenti, ma due si erano feriti lievemente, quindi aveva dovuto chiamare i soccorsi. Insomma, una gita scolastica finita a schifio, come dico io. A no, gocce. Veramente. Gocce di sudore? Sì. Gocce di sangue. 5 gocce di sangue anche, poveretti, ma poveretti. Quanti giri in elicottero per portarne 107? Una gittona proprio, sì, sì. Una gran gita. E volata via proprio. Sì, sì, sì. Un po' di notte che non riesco a chiudere gli occhi dentro il letto da quando t'ho detto è solo sesso, ma non so se mento, è solo l'exota. Precisa, non mi diverto se no filtrare da quelle crepe per non rivedersi più. Esci dalla cassa passando dai fili, baby uccidi mi temono prima che scriva. Respiri piano per non far rumore, il suono di 5 gocce che nel bicchiere cadono 5 gocce. Questa notte voglio stare da solo e non so se sono io. Che cosa? Ma io mi innamoro e tu ti innamori e dai tuoi occhi cadono 5 gocce. Questa notte voglio stare da solo e non so se sono io, ma tu i tuoi amici mi hanno io. Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo. Il mio amico Arcomi si è capito anche l'asilo. Dai, ma viene accompagnato dai parenti. Sì. Dai parenti. Sì. Vabbè. Cameriera, sì. Anzi, riceve $10,000 di mance dopo il post di un cliente su Facebook. Allora, siamo in America. Sì. Una signora in un post personale su Facebook ha raccontato che stava cenando fuori in un locale con sua mamma
quando è stata piacevolmente colpita da una cameriera che, pur essendo stanchissima perché nel locale c'era veramente delirio, c'era tanta gente, è rimasta professionale, gentile e paziente e ha fornito un servizio clienti incredibile. Ecco, uno dice dovrebbe essere la norma, no? Va bene, però dobbiamo anche riconoscere che queste persone... Sì, era la Gina, ma dai! Dicevo che queste persone, era un discorso serio il mio, comunque si fanno un mazzo tanto, ragazzi, quindi è vero che una cameriera, un cameriere deve essere impeccabile sempre, anche se stanco, però non è così scontato, ecco, voglio dire, riconosciamo, no, il lavoro che fanno, e questa signora lo ha fatto. Nel post, tra l'altro, ha anche detto che il servizio l'ha ispirata a lasciare una generosa mancia di $40 e ha detto anche, sempre nel post, che parlando con questa signorina è venuto fuori che aveva anche problemi economici. Così le ha dato ancora $500 utilizzando un'app tipo Satispay, perché chiacchierando si è fatta dare anche i dati di questa app. Dopo aver postato questa esperienza su Facebook, includendo le informazioni dell'app, è scattata una solidarietà pazzesca e il denaro ha cominciato ad affluire sul conto della cameriera, che non se l'aspettava assolutamente, e ed è arrivato appunto fino a $10,000. Quindi insomma, in qualche modo hanno anche dato una mano a questa ragazza che si trova in difficoltà. Io prima dicevo, in Italia non succede, ma... non è perché non siamo solidali, perché comunque noi lo vediamo anche nella nostra realtà, quando ci sono degli eventi di solidarietà, anche il popolo cuneese stesso è molto solidale, comunque, si scatena. Io, secondo me, il problema qui da noi è più questa cosa di postare le app piuttosto che il conto, cioè qui da noi se tu dai il numero di conto, voglio dire, te ne prendono piuttosto che darne, ma perché siamo, cioè è proprio un'altra mentalità, esatto. Finché non mi seppelliscono, vabbè, andremo avanti così. Nel frattempo io vi lascio il mio IBAN. Non ci lasciare, vi lascio l'IBAN. Se volete prelevare, donare qualcosa, donare, anche solo 2 o 3 euro. Ma smettila, va, con ognuno. Tutte le realtà 0171 6983 30. Doniamo a te, anche se prendessi un ergastolo, sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. Mentre dormivi sul prato, oh, 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 ogni difetto lo apprezzavo, oh, 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 anche mi avessi accoltellato, oh, 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 mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto. E faccio mentre ti stropicci gli occhi, faccio mentre gestico e ancora no, capisci cosa ti faccio, ti picco tuo corpo, anche se prendessi un ergastolo. Sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. Anche se prendessi un ergastolo, sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. C'è consenso ma non c'è il senso, poi dov'è? Ci sempre zia Sassà, ti ho le nocche bruciate. Da quanto non importa, lo posso anche scordare. Ci ripenso ogni volta, ora non fa più male. E faccio mentre ti stropicci gli occhi. Faccio mentre gestico e ancora non capisci cosa ti faccio. Ti picco tuo corpo, anche se prendi. Sto con te, stiamo tutti insieme. Ma finché non mi seppelliscono. Sì, sì, sì. Oh, sto benissimo. Portando già la pala. Ma so, per piacere, ma che allora? Due ma fiori. Che roba macabra. Non vedo
Il tuo pintone? No, no, c'è. Ho Ginevra dimenticato di portarlo in qua. È di là, la mia amica Ginevra, sì, che bevo tutte le mattine. Bene. Benissimo. Dobbiamo salutare. Siamo arrivati. Bello. Il weekend sarà fantastico. Un buon weekend a tutti. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Lunedì maratona elettorale qui salutiamo da noi. Salutiamo anche Giannina che sì, è tornata. Assolutamente, assolutamente. Ha portato anche uno spinotto. Wow, ma grazie. Sì, ciao, io attendevo una collana ciao, collana per Giannina, grazie per aspettavo il caffè. Aspettavo uno spinotto, sappiatelo, è uno arrivato spin-off. Uno spinotto. Uno spinotto è per sempre. Un bacio e un abbraccio. Ciao.